tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video teoria. A molti di voi questo video probabilmente già dirà qualcosa, perché in realtà si tratta di un video che avevo già fatto in passato e che ho deciso di riproporre in una chiave un attimino più professionale. Nella teoria di oggi, come da titolo, andremo a scoprire il perché secondo me le azioni del Team Flair, in particolare del suo capo di Elysio, siano riconducibili per certi versi all'ideologia nazista. Ora, per capire un attimino meglio questa teoria occorre secondo me partire per gradi e iniziare con dettagli apparentemente insignificanti per poi andare a fornire una cornice generale. Innanzitutto un breve sunto della trama dei giochi in cui il Team Flair si innesta. Stiamo parlando di Pokémon X e Y, giochi di sesta generazione, i primi e finora gli ultimi ad avere un'ambientazione all'interno del continente europeo, più in particolare all'interno della Francia. All'interno della regione di Kalos, il Team Flair ha come scopo la depurazione del mondo, cioè il suo intento è sostanzialmente quello di eliminare tutti coloro che non fanno parte del Team Flair per restituire al mondo la sua originaria purezza. Ora, come già detto, iniziamo procedendo per gradi e per dettagli che di per sé potrebbero essere abbastanza insignificanti, ma che poi ci torneranno tutti insieme in una cornice molto più generale. Se osserviamo ad esempio lo sprite della recluta femminile del Team Flair, notiamo qualcosa di molto particolare. Difatti di solito le reclute dei team malvagi hanno degli sprite che indicano delle pose di combattimento, degli slanci offensivi. Invece in questo caso la recluta del Team Flair sembra quasi mettersi più in una posa di rispetto, più in una sorta di saluto militare parodizzato. Questa peculiarità di uno sprite in generale mi fa pensare a una sorta di devozione, di rapporto carismatico che il Team Flair può avere verso un suo capo, o in generale che questo del Team Flair sia una sorta di segno di riconoscimento, un gesto che identifica l'appartenenza a un determinato gruppo e a una determinata ideologia, proprio come accadeva all'interno della Germania nazista. Per chi di voi ha visto il film L'Onda, che secondo me è un film molto bello, in cui un professore cerca di riprodurre in una classe l'effetto nazismo in America, potrà benissimo capire come un gesto, seppur insignificante, possa diventare una sorta di motto di riconoscimento per chi fa parte di un determinato gruppo. Ovviamente con tutto ciò io mi sto riferendo al saluto nazista e anche a quello fascista, che rispettivamente erano tributati ai dittatori di Italia e di Germania, che non nominerò perché ho paura di YouTube, scusatemi. Un altro dettaglio abbastanza peculiare e interessante sono i colori adottati dal Team Flair, che sono gli stessi, casualmente, della bandiera nazista, per intenderci quella con la svastica. E inoltre l'atteggiamento delle reclute, che sembrano quasi escludere a priori chi non rispetta i loro standard, chi non è come loro, chi non veste come loro, ricorda molto quel sentimento di ghettizzazione delle persone che non rispondevano all'ideologia dominante. Ma come ho già sottolineato prima, questi sono dettagli che ovviamente di per sé sono insignificanti, vi potreste tacciare di fare una sorta di teoria cospirazionistica strana. Beh, non è questo l'intento di questo video in realtà, perché il bello deve ancora venire. All'interno della trama di Pokémon X e Pokémon Y, alcuni eventi riecheggiano eventi effettivamente accaduti nella Seconda Guerra Mondiale. Mi spiego meglio. Il blackout di Luminopoli, che come ben sappiamo è ispirata alla città francese di Parigi, è un avvenimento che effettivamente ha colpito Parigi all'interno della Seconda Guerra Mondiale, quando Parigi stessa è stata bombardata dalle forze alleate una volta caduta in mano ai nazisti. Un altro riferimento, se vogliamo, alla guerra mondiale è la cosiddetta arma suprema, utilizzata prima da Zeta e poi utilizzata da Elysio in un modo particolare che vedremo più avanti, e che esattamente come la bomba atomica diventa uno strumento sia di pace, cioè per mettere fine alla guerra, ma anche di morte, ossia uno strumento che sostanzialmente avrebbe potuto, nelle idee di chi l'ha progettata, distruggere l'intera umanità. Un progetto che, come ben sappiamo, o comunque come state per scoprire, è stato inizialmente ideato dai nazisti e poi completato dagli Stati Uniti in una corsa alla bomba atomica che ha caratterizzato tutta la Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, quest'arma suprema utilizzata prima da Zeta e poi ottenuta da Elysio rappresenta un'altra cosa che però vedremo un attimino più avanti. Prima di dare quella famosa cornice di cui vi stavo parlando, altre coincidenze. Il 30 aprile 1945 il dittatore tedesco, che YouTube mi censurerà sicuramente, perdonatemi ma immagino lo conosciate,
muore nel suo bunker a Berlino. Non solo muore nel suo bunker a Berlino, ma muore suicida nel suo bunker a Berlino. Curiosamente, anche il rifugio finale del Team Flair, quello dove alla fine il Team Flair verrà sconfitto, come poi successe alla Germania nazista, è effettivamente un bunker sotterraneo, in particolare sotto la città di Kromleburgo. E ancora più curiosamente, Elisio, una volta sconfitto nel suo delirio di onnipotenza, utilizzerà l'arma suprema per un'ultima volta, facendosi crollare il soffitto e tutto il bunker addosso, sottointendendo che Elisio là sotto ci sia morto. Perché anche avesse ottenuto l'immortalità grazie al potere dell'arma suprema, l'immortalità è nel tempo e non per le contingenze, quindi qualora gli cadesse un sasso in testa e gli spaccasse la testa, non potrebbe comunque farcela. Insomma, quello di Elisio è stato un suicidio. Eppure, nonostante tutto questo, credo che esista un altro dettaglio molto particolare che, nonostante tutto ciò che abbiamo detto, risulta essere forse il più inquietante. Come ben sappiamo, Elisio ha un laboratorio e in questo laboratorio ha sviluppato uno strumento molto particolare, ossia l'Holovox, che gli permette di comunicare e di mandare notizie a tutti gli allenatori del mondo in possesso appunto di tale strumento. Ora, dovete sapere che Holovox in inglese si chiama Holocaster e dovete sapere che in inglese la parola olocausto, che indica lo sterminio della razza ebraica, che voleva essere propagandato ed è stato fatto fino alla loro sconfitta dai nazisti, si chiama Holocaust. Insomma, stiamo parlando di una pronuncia molto simile. Chiaro, questa può essere una coincidenza, può essere casualità. Eppure, dopo tutto quello che abbiamo visto, dopo tutti questi riferimenti qua, insomma, qualcosa ci dice e non è qualcosa di molto positivo. Ora, dati tutti questi dettagli che sanno molto, me ne rendo conto, di cospirazionismo estremo, passiamo a dare quella famosa cornice che vi dicevo all'inizio e passiamo a definire l'ideologia di Elisio. Elisio parla sì di guerre, di ingiustizie, di un mondo troppo vasto per essere difeso, temi che sono assenti in realtà nell'ideologia nazista, ma in particolare, se prendiamo i suoi discorsi, in particolare quelli in lingua inglese, salta fuori una versione particolare che Elisio ha per determinati individui. Individui che a suo avviso rovinano la bellezza e la purezza naturale di questo mondo. Questi individui in inglese sono tradotti con fools, che vuol dire tante cose, vuol dire pazzi, vuol dire stupidi, vuol dire imbecilli, vuol dire idioti. Ora vi leggerò dal telefono, perché me le sono scritte qui, due citazioni prese, una da uno dei dialoghi che Elisio ha col giocatore e l'altra dal libro più ideologicamente vicino al nazismo, ossia quello che ho qui con me, che è il Mein Kampf, dalle parole di Elisio, tradotte dal dialogo inglese. Questi buffoni improduttivi stanno corrompendo il nostro futuro. Se nulla cambierà, il mondo diverrà orribile e i conflitti dilanieranno il mondo in ogni dove. Le persone possono essere divise in due gruppi, coloro che donano e coloro che arraffano, esattamente come i leggendari di Kalos danno e tolgono la vita. Io voglio essere tra coloro che donano, ma in questo mondo alcuni esseri umani stolti impiegano se stessi nel prendere ciò che non gli spetta. Loro sono la feccia. No, l'ebreo non è un nomade, perché persino il nomade possiede già un atteggiamento definito verso il concetto di lavoro, destinato a servire come base di ulteriore sviluppo. Nell'ebreo, tuttavia, tale concetto non trova alcun posto. Non è mai stato un nomade, ma sempre un parassita nel corpo di altre nazioni. Ebbene, dov'è la differenza in queste due affermazioni? Qual è la differenza nel dire che delle persone sono improduttive, che arraffano ciò che non meritano, e dire parassiti? Si ammettono in entrambi i casi delle categorie di persone parassitarie, persone improduttive, persone che rovinano una determinata purezza ideologica del mondo, persone che non hanno in sé il concetto del lavoro, che arraffano ciò che invece non è di loro diritto. E sia nel nazismo che nel Team Flair vi è una persona che decide che con questa categoria di persone è giunto il tempo di regolare i conti. Da una parte abbiamo l'arma suprema di Elisio, che purerà il mondo, dall'altra abbiamo l'olocausto del nazismo, che farà la stessa cosa. Certo, però, mi direte, in Elisio non si parla di razze, non c'è una razza che va eliminata, è in generale le persone improduttive, le persone ingiuste. Vero, eppure c'è un dettaglio all'interno di tutto lo sviluppo della trama di X e Y che in realtà fa vacillare questa nostra affermazione. Elisio in fondo discende da Z, discende da una razza di persone superiore all'umanità intera, discende da quelle persone che hanno creato l'arma suprema, che hanno creato la tecnologia, che hanno creato la cultura e che addirittura hanno creato alcuni Pokémon. Vi lascio un video nelle schede, sempre mio, dedicato a Meltan, per farvi capire che cosa intendo con questa affermazione. Questa antica razza di persone da cui Elisio reclama la discendenza ha insegnato le arti, ha insegnato la cultura, alcuni dicono che abbia insegnato la navigazione. E allora, questo non è razzismo? Questo non è credere
di essere superiori biologicamente a un'intera umanità, di poter scegliere chi vive e chi muore. Del resto, sempre tratto dal Mein Kampf, tutto ciò che ammiriamo su questa terra, la scienza, l'arte, la tecnologia e l'invenzione, è il prodotto creativo soltanto di un piccolo numero di nazioni e in origine forse di una sola e unica razza. Azeta era probabilmente il capostipite di una razza superiore all'essere umano, Elisio è il suo diretto discendente. Ed entrambi, ricalcando l'ideologia nazista, si sentono in potere, per questa superiorità biologica, di decidere della vita e della morte delle altre persone. E del resto, questo è il tema più profondo della sesta generazione, la vita e la morte. Xernia sei Veltal. Chi possiede uno dei due, chi possiede la vita, possiede anche la morte, chi possiede la morte possiede anche la vita. E allora, nel momento in cui il potere di vita e di morte cade nelle mani di una persona, allora quella persona può decidere davvero chi è degno di vivere e chi di morire, e di conseguenza decide chi è umano e chi no. E poi c'è Zygarde, l'equilibrio naturale, ciò che mette in equilibrio intrinseco la vita e la morte, ciò che lega la vita e la morte a un concetto di natura. Zygarde e Veltal non possono appartenere a una persona, non possono appartenere a un essere vivente, perché quell'essere vivente può decidere uno sterminio di massa, ed è proprio quello che avrebbe voluto fare Elisio. Bene, ora che il video è finito, non ho più un copione, l'ho avuto fino ad adesso ma non l'ho neanche seguito tanto. Una settimana fa era la giornata della memoria, si sono ricordate le vittime dell'olocausto. Io credo che un influencer abbia il dovere a volte di parlare di queste cose, perché viviamo in un'epoca in cui abbiamo un'informazione libera, il più svincolata possibile, e quindi secondo me il fatto che oggi tante persone come celebrità individuino noi, mi ci metto anch'io nel gruppo, anche se non ho l'arroganza di dire che sono una celebrità, ma il fatto di essere individuati come celebrità, il fatto che poi siamo liberi professionisti, mettetemi sempre tra virgolette, e quindi non vincolati da tanto politically correct, ecco, questo secondo me dovrebbe portare più persone a prendere posizione su certe cose, a mandare dei messaggi. Questo è stato il mio modo di mandare un messaggio. Questa è una mia interpretazione dell'ideologia di Elisio, è discutibile sicuramente, discutibile non lo è, se ne può dibattere, vi chiedo di lasciare dei commenti, però chiedo soprattutto di andare oltre il video in sé, di capire il messaggio, di capire che nella storia è capitato che un intero popolo, occhio, non un politico, un intero popolo e anche oltre quel popolo, un mondo abbia accettato l'idea che si potesse decidere la morte di un uomo in base a come è nato. Ecco, in base a come è nato. Questa parte sarà pure uncut, non penso di tagliarla, perché sono quelle parti in cui occorre, sono quei discorsi in cui occorrono queste cose. Ecco, questo è il messaggio che ci tenevo a lanciare con questo video. Ricordatevi che nella storia è successo che 10 milioni, 20 milioni di persone hanno decretato per consenso la morte di 6 milioni e più persone, perché noi consideriamo gli ebrei, ma ci sarebbero anche altre categorie che sono state represse. Ricordatevi, qualcuno ha avuto la saccenza di essere superiore a un altro al punto tale di decidere se doveva vivere o morire, se togliere la base dell'esistenza stessa delle persone. Ecco, io credo che questa cosa non debba mai più succedere. Secondo me non si deve mai prescindere da questo. Ricordare che l'umanità è una cosa generale. Non è riservata agli ariani, non è riservata agli italiani, non è riservata a un popolo o a una qualsiasi categoria. Siamo tutti umani, tutti abbiamo il diritto, perlomeno, di vivere dignitosamente. Detto ciò, io direi che il video può concludersi qua. Io spero che vi abbia fatto riflettere, prima che vi sia piaciuto, ma immagino che se vi abbia fatto riflettere vi sia anche piaciuto. Quindi io vi chiedo di lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e per avere contenuti extra. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.